Allora, io direi di iniziare. Buongiorno a tutti, man mano che qualcun altro arriverà, se i ragazzi scendono e si accomodano in sala sono i benvenuti. E niente, io parto col dire che innanzitutto c'è stato un, un problemino con il direttore del lato di Benevento che non sarà presente. E invece sono presenti con noi il direttore del lato di Caserta, Agostino Sorà, e il presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, oltre a me e a Maria Fusco. Eh, ripeto, mh, perché questi incontri? Ovviamente lo sapete tutti, conoscete bene tutto quello che sta succedendo e questi sono incontri, mh, mi va di definirli, propedeutici per confrontarci per creare dei momenti in cui di questa cosa si possa discutere ma nello stesso tempo dobbiamo discutere questa cosa mi state sentendo ripeterla molte volte della verità delle cose quindi dobbiamo un po allineare quella che è la verità su questa proposta al racconto che se n'è fatto finora poi possiamo scegliere di arrivare a conclusione e andare avanti, di arrivare a conclusione e fermarci, ma lo dobbiamo fare su delle basi serie, giuste e concrete. E per me questo lo si fa quando si allinea il racconto alla verità. Se manca questo, qualsiasi decisione io la reputo basata su cose sbagliate e quindi di per sé non l'accetto così facilmente. Dialoghiamo, raccontiamoci quello che è. Se da una parte c'è chi è disposto, e questo sono io, a fare un passo indietro, anche dall'altra parte ci deve stare la possibilità di un passo indietro, se si capisce cos'è, e non sto dicendo che non avete capito cos'è, smettiamola con co co qualsiasi possibile dietrologia, ma se ci mettiamo entrambe le parti in una sana discussione sullo stesso piano dove si può decidere il da farsi, sono sempre stato disponibile e sempre lo sarò. Questi incontri sono democrazia partecipata. Non posso accettare che mi venga detto prima hai presentato e ora vuoi recuperare. No. Tecnicamente abbiamo presentato una proposta approvata in giunta per un finanziamento che ancora non sappiamo se ci verrà concesso. E dal momento in cui ci viene concesso nessuno ci sta puntando una pistola alla tempia. È un ragionamento che abbiamo costruito prima di presentare questa proposta di finanziamento. E l'abbiamo presentata e costruita con gente competente. A me non sta bene che a un certo punto esce fuori una proposta e viene etichettata una banda di guagliule, che, che, che chissà, sa, calato dall'alto da chi. No, c'è competenza e la competenza che c'è è di un ingegnere che fa questo nella vita. Poi amministra pure il comune di Basilici, ma è un valore aggiunto: non può essere una mancanza, lo dirà lei, ma lo anticipo io. Quando si è cominciato a parlare di compostaggio, precedente amministrazione, che si è mossa, che ha provato a partecipare alla manifestazione di interesse per la compostiera, sono stati attribuiti meriti. Ben venga, chi è? che ha compilato la domanda, chi è che si è interessato di mettere insieme i dati già all'epoca per presentare questa domanda? Maria Fusco. Oggi Maria Fusco viene additata come, chi non ne capisce, un progetto cambatinaria pieno di errori. Ma quanti di voi hanno letto mai uno studio di fattibilità e hanno pesato quanti errori di scrittura e battitura ci stanno dentro? Due, ma nel momento in cui parliamo noi da questo lato, ma potremmo avere il beneficio di essere creduti come chiunque parla in un altro modo, da un altro pulpito, da un altro giornale, da un altro social? O no? Rappresentiamo Baselice o no? Rappresentiamo Baselice per scartoffi e tutto il resto, ma non rappresentiamo Baselice su proposte? Oppure alcune proposte sono buone, ci vengono riconosciute, altre sono il peggio del peggio. Ma può mai essere che Maria che ha un figlio piccolo, Leonardo che ha un bambino piccolo, Gianluca, Michele altrettanto, permettevano di andare avanti su una proposta dell'Eteria per loro, per i loro figli e per Basilice. E anche io politicamente mi mettevo a ragionare di una questione dove Basilice, ne abbiamo già esperienza, di quello che è successo precedentemente su quella ipotesi di compostaggio da 30.000 tonnellate, non avevo niente di meglio da fare che mettermi in questa bolgia e picchiarmi io stesso per non essere eletto alle prossime elezioni. Queste sono considerazioni banali, ma che ci dobbiamo concedere il lusso di fare. Noi abbiamo discusso, e poi una, sfatiamo un altro mito, nessuno dei colleghi sindaci, e voglio dire del SAD fortore, Sapeva, in qualche caso posso ben dire, visto quello che dice, che ancora non sa che cos'è un centro di trasferenza. E non lo sapevo nemmeno io. Ma io ho la fortuna di avere una persona competente nella mia squadra che mi ha spiegato cos'è. A un certo punto spiegandomi cos'è, io facevo l'avvocato del diavolo. A un certo punto mi ha anche detto, ma se non voi lasciamo stare, non la presentiamo la proposta a finanziamento. Ma ci siamo convinti, con la competenza di chi ci ha parlato di questa cosa, che tutto sommato il centro di trasferenza per il fortune non è un'idea così cattiva come si sta facendo passare. E allora, perché questo tavolo non è fatto di politici, tranne me e Maria, e ci sono tecnici, ci dovevano essere due tecnici, c'è solo Agostino, Sorà e Celle Gambiente, che qua ci siamo trasferiti di posto. E non è attrazione politica con organi politici del lato, perché a me interessa far capire quella che è la proposta. Non si può accettare, non chiedetemi di accettare, per dignità personale e professionale, oltre al ruolo che rivesto, perché non rivesto questo ruolo a giornalterno, io lo rivesto da mattina a sera, tutti i giorni della settimana, accettare che quello che abbiamo proposto è una discarica, che verrà... Caserta, Napoli e chiunque altro a portare l'immondizia qua, insieme a rifiuti speciali che in maniera molto brava nascondete dentro i rifiuti. Che dovrei fregarmi 150.000 euro, che poi i posti di lavoro che si generano io li darò ai miei amici. Io ho una dignità personale e professionale, ma che non posso accettare minimamente, ma questo è il piano della discussione. L'interlinea che c'è nel file dello studio di fattibilità, questa riga è un po' spostata più in alto, un po' più in basso. Mancano quattro pagine, se le sono lasciate libere per inserire chissà cosa. Erano quattro immagini che nel PDF, quindi nel file digitale, non ci stanno, che nel cartaceo, approvato, sono quattro disegni. Allora perché tutta questa dietrologia? Perché si deve raccontare una cosa non per quella che è, ma per come la si vuole fare apparire e per quale scopo? Scusatemi, ma c'è gente disposta a raccontare qualsiasi cosa alla popolazione di Basilice? Cioè, permettetemi di prenderla in giro pubblicamente. A quale scopo? È una discarica? No. C'è stata a fregarsi i soldi, quel, ma il tempo ci darà ragione, esiste la procura, esiste, esiste qualsiasi organo, che vuole. denunciatemi se, se si sa qualcosa di questo, ma per carità, io sto qua in tutta trasparenza. No, prendiamo quel racconto fatto ad arte, e per ottenere cosa se non consenso elettorale? E scusatemi, ma quando io dicevo, e poi è diventata quasi una, 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 una risata, stiamoci accorti a chi mandiamo un colpo comune. Ma veramente vogliamo mandare gente disposta pubblicamente a dire ma di bugie enormi rispetto a chi? Non mi reputo un santo, non mi reputo la migliore persona del mondo, ma io sto qua, con gli atti ufficiali di un ente, di certo non posso inventarmi cose assurde, parlano gli atti, sono pubblici, sono visionabili. Sì, c'è stato il refuso nello studio di fattibilità, eh. È un refuso, non è un progetto. Domani mattina non si costruirà il centro di trasferenza, eh? va finanziato, va progettato. C'è l'ecambiente con cui già abbiamo anche chiesto di collaborare in una ipotetica progettazione o prosieguo di questo progetto o di qualsiasi altra cosa. Come con lato Benevento, come con lato Caserta che conosciamo, con cui possiamo interagire. Ma le cose non è che si fanno con questa superficialità con cui è stato fatto passare. Non si sono mai fatte con questa superficialità. E manco possiamo pensare qua no. Noi no. Qualcuno mi diceva non siamo ancora pronti. Ma a che? A gestire i nostri rifiuti. Allora, io credo che siamo pronti. So anche che è una scelta coraggiosa da parte nostra, visto tutto il non consenso che stiamo ricevendo, minacce, calunnie, diffamazioni, ma su questo si avviano altri processi che non sto qua a raccontarvi, e che quindi è giusto riunirci questa volta e tutte le altre volte che servirà. Dal primo incontro sono nate delle domande, ci sono state delle risposte, ci sono state delle storture ad arte. E che è venuto appositamente. E ora le metteremo anche un po' in fila queste cose, perché è giusto che ci raccontiamo la verità. Dopodiché, ho sbagliato, è un, uno studio di fattibilità penoso, ma me lo deve dire chi ha competenze in materia. Io non entro a gamba tesa nelle competenze altrui e dico tu non sai fare il tuo mestiere. Partiamo da quello che realmente è, c'è scritto in questi documenti, valutiamo l'idea qual è. Chiediamo pure a chi già ha esperienza in merito perché sul proprio territorio ce l'ha o chi nel territorio va e, e, e chiede, si informa per spirito e per, e per volontà. Chiediamo a loro, ma chiediamo a chi ha competenza. Non mi posso sentire dire eh, vabbè, ma tu hai chiamato le gambiente e i tecnici delle cose a tuo favore. No, noi alle gambiente abbiamo dato il documento con gli errori, lo studio di fattibilità con gli errori. Abbiamo detto che il testo contiene degli errori. A nostro avviso sono dei refusi. Valutate autonomamente quello che vi abbiamo mandato e dite la vostra, non la vostra modificata. E quindi c'è coraggio. Io dico che è giusto dare delle risposte e continuare il discorso avviato la volta scorsa con la riunione in consiglio in, in sala consiliare. Ed ecco che adesso. Io vorrei dare la parola per prima a Maria Fusco che ci ripete un po' qual è l'idea scritta vera cercando, come vi dicevo, di allineare un po' quello che è il racconto alla verità. Fatto questo processo, tutto il resto lo si può fare. Esiste una decisione condivisa, esistono altri strumenti di partecipazione, esistono anche i referendum fatti come si deve. Perché non posso accettare che una signora stamattina, mentre io venivo a piedi e scendevo via Borgo Liveta e non è di via Borgo Liveta, l'incontro è stato casuale. Lucio, io ti devo dire che ho firmato, però mi hanno pigliato tre persone, mi hanno anzi. Ma per me se l'idea è buona, decidi tu. Tanto, se sbagliate, non vi vota più nessuno. Ora, questo è un esempio. Altri hanno firmato con consapevolezza e massimo rispetto per chi ha firmato. Ma cosa? Detto da chi? Il quesito qual è? Ci sono gli strumenti? Usiamoli, ma usiamoli bene, non li usiamo per propaganda o, o, o con storture. E a questo io sono aperto, ma siete aperti anche a un confronto e a una possibile decisione diversa, basata su un racconto, una verità? che sono la stessa cosa? Io credo di sì, e perciò insisto con gli incontri, perciò continuiamo a farli, e perciò continueremo a cercare di spiegare quello che è. Se qualcuno vuole, può venire tutti i giorni mediamente in comune e mi trova, e se ne continua a parlare con tranquillità, che ognuno di voi può fare la scelta che vuole, l'ha già fatta, la fa adesso, e la potrà fare anche alle prossime elezioni, senza nessun problema. Ma dobbiamo cercare di ragionare della stessa cosa. Se io ho proposto una cosa gialla, non posso permettere di accettare che si discute e si decide su una cosa nera. Almeno questo lo dobbiamo allineare e ce lo dobbiamo perché siamo tutte persone intelligenti e non possiamo permettere a nessuno di distorcere la verità e su quella fondare tutto il resto. Questo non se lo merita nessuno di noi, come cittadini, né oggi e né domani. Prego, Maria, a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, e scusatemi se parzialmente mi ripeterò un po' su quello che il sindaco ha già detto, quindi volevo premettere e ripetere che io lavoro nel settore dei rifiuti, per questo so che cosa è una stazione di trasferenza e non è una discarica e non è un impianto pericoloso. E non è nemmeno un impianto di selezione in dell'indifferenziato, come anche è stato detto. È solo una piattaforma attrezzata e idonea, serve per la logistica dei trasporti, serve per mettere insieme rifiuti in un unico mezzo di più grande dimensioni e portarlo all'impianto. Perché non si può pensare di andare con dieci piccoli mezzi a un impianto che tra l'altro sta a una lunga distanza e invece di andare con un unico mezzo. Inoltre io vivo qui, ho un figlio che sta crescendo qui, non potrei mai fare qualcosa per, che penso possa essere dannoso per il nostro Paese e per la nostra salute. Perché allora abbiamo chiesto questo finanziamento per questa stazione di trasferenza? Noi abbiamo di fondo un problema, ma non è un problema che è nato adesso, è un problema che noi abbiamo già trattato anche in campagna elettorale. Il nostro problema è quello... Di trasportare piccole quantità di rifiuti a lunghe distanze perché, nella nostra provincia attualmente, non abbiamo nessun tipo di impianto. Se faccio un esempio sull'indifferenziato, dovremo trasportarlo ogni settimana, ogni volta che si raccoglie, noi dovremo trasportare meno di una tonnellata e mezzo di rifiuti fino a Santa Maria Capovetere o a Tufino dove stanno gli Stir. Si capisce che questa è una cosa impossibile da fare, sia economicamente non è sostenibile, ma anche dal punto di vista ambientale. Come dicevo nel nostro programma elettorale, noi che cosa avevamo detto? Avevamo detto che volevamo sistemare la questione dei trasporti e di conseguenza si sarebbe sistemata anche la gestione dell'isola ecologica. Che Funziona, ma non funziona come dovrebbe. Avevamo detto che avremmo implementato il compostaggio, compostaggio domestico e compostaggio di comunità, per provare a autosmaltire la frazione organica che noi, purtroppo, non avendo impianti nella nostra provincia. Paghiamo un costo molto più elevato portarlo in altre province, oltre che la distanza sempre che dobbiamo percorrere per arrivare. Avevamo detto infine che volevamo arrivare alla tariffa puntuale. Ora noi non ci siamo allontanati da questi obiettivi e ci stiamo muovendo proprio su questi punti. Parto dall'ultimo, diciamo forse anche quello un po' più lontano, per, anche per la tariffa puntuale abbiamo richiesto un finanziamento col PNRR per la fornitura di, queste, di, questi, di questi strumenti e non abbiamo neanche abbandonato l'idea del compostaggio di comunità però da qui a dire che questo può essere un'alternativa alla stazione di trasferenza veramente non so di che cosa parliamo sono due cose completamente diverse e vi spiego perché già la precedente amministrazione aveva richiesto come diceva il sindaco il sindaco la compostiera di 80 tonnellate quando noi siamo arrivati questa compostiera ancora non, non era stata consegnata. Noi abbiamo subito intrapreso un disco, un, 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 dei rapporti con la, con la Regione, ci è stata consegnata questa compostiera, ne abbiamo richiesta anche un'altra, ce n'è stata consegnata anche un'altra in un secondo momento. Quindi adesso abbiamo due compostiere, una di 80 e una di 60 tonnellate. La prima l'abbiamo nelle prossimità dell'isola ecologica e eh, quella di 80 tonnellate, quella che già vedete in una, in una casetta. La seconda invece ci è stata consegnata ma l'abbiamo a deposito eh, perché uno dobbiamo vedere dove metterla, quindi posizionarla e collocarla, ma due dobbiamo far partire pure la prima compostiera. Nel momento in cui partiamo con la prima e ne vediamo il funzionamento e soprattutto se c'è gente, veramente cittadini che vogliono portare i rifiuti, metteremo in funzione anche la seconda. Abbiamo già mh, a febbraio del 2020 avevamo intrapreso questo discorso, infatti avevamo fatto un primo incontro pubblico al Comune per parlare proprio del compostaggio, compostaggio domestico, compostaggio di comunità, quello che volevamo fare. E avevamo anche iniziato a fare dei questionari porta a porta, i ragazzi del servizio civile sono andati in ogni casa, sono iniziati ad andare in ogni casa per fare un eh, questionario e capire puntualmente chi veramente voleva fare il compostaggio, chi vuole fare il compostaggio domestico, chi vuole fare il compostaggio di comunità, chi non ne aveva la possibilità, chi non ne aveva la volontà. Abbiamo coperto circa un 60% delle, delle famiglie prima che eh, poi arrivasse la pandemia di Covid. Ma già in quello abbiamo visto che molti non hanno dato la disponibilità, ma alcuni anche perché non, non perché non avessero un, un po' di terreno dove fare un compostaggio domestico, ma perché non avevano la volontà di farlo. Come facciamo noi con, quando dei cittadini non vogliono fare il compostaggio? Questo è un primo punto. Un secondo punto è che con queste compostiere si riuscirebbe al massimo a coprire 140 tonnellate di rifiuto, ma noi ne facciamo 240, le altre dove le portiamo? Dove le mettiamo? Le dobbiamo comunque trasportare? E quindi il problema resta sempre lì, è sempre il problema del trasporto. E non solo, c'è l'indifferenziato. Con l'indifferenziato come si fa? Eh, mettiamo pure l'indifferenziato nelle compostiere. È per questo che serve la stazione di trasferenza. Il progetto è stato calato dall'alto? <ride> Assolutamente no. Come diceva anche già il sindaco, ho visto che c'erano questi finanziamenti, sapevo che c'erano questi finanziamenti del PNRR e ho proposto questa cosa e ne abbiamo ampiamente discusso tra di noi. Io che cosa gli ho spiegato? Gli ho spiegato che non si tratta di impianti a grosso impatto, si tratta di strutture idonee. Appositamente attrezzata in cui avviene esclusivamente il travaso dei, dei rifiuti, dai mezzi piccoli che fanno la raccolta ai cassoni scarrabili. Non, si vede, non ci sono cumuli di rifiuti a terra, c'è semplicemente il travaso da un mezzo piccolo a un cassone che appena pieno verrà trasportato. Non è stoccaggio. Quel cassone non resterà lì un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, un mese come. Potrebbe succedere anche invece in questo momento. Nella stazione di trasferenza questo non succederà. Inoltre ho anche spiegato che l'attuale normativa dei rifiuti prevede una gestione associata dei comuni. Questa non è una cosa che possiamo decidere noi o possiamo votare noi o possiamo decidere se farlo oppure no. È la normativa nazionale che lo dice, la normativa regionale. Dobbiamo fare per forza così, quindi dobbiamo entrare in quest'ottica che i rifiuti non possiamo gestirci solo i nostri, ma ci dobbiamo associare agli altri comuni, il che oltre che un obbligo di legge, io lo trovo anche eh, molto logico e tecnicamente è la cosa migliore, è migliore da fare. Ora, questa gestione inoltre non sarà più di competenza dei comuni, ma passerà all'ato, e il nostro ato, l'ato di Benevento, prevede questo tipo di strutture. Sicuramente una struttura di questo tipo deve essere fatta nel Fortore, perché il Fortore è una zona che si trova più decentrata rispetto a Benevento, diciamo, o comunque al centro della provincia in cui forse probabilmente ci si immagina che verranno realizzati gli impianti. Quindi, visto che sicuramente un impianto di questo tipo in zona dovrà essere fatto e visto che in questo modo c'era la possibilità di farcelo finanziare, altrimenti, se verrà fatto in un altro momento dal lato, il costo del finanziamento e della realizzazione sarà a carico dei cittadini e verrà nella tassa di rifiuti. Ora, quali sono i benefici per Baselice di, di questa cosa, di questa proposta? Uno, che sistemiamo i trasporti, due, di conseguenza sistemiamo la gestione dell'isola dell ecologica, perché funziona ma non come dovrebbe. Poi stiamo prendendo il finanziamento per una struttura, come dicevo, che se non finanziata graverà sulla tassa dei rifiuti dei cittadini. Inoltre ci potranno essere dei vantaggi economici per il comune, quindi per i cittadini sempre, nella tassa dei rifiuti, perché sono previsti degli incentivi per i comuni che ospitano impianti. Ovviamente questi dipendono dal tipo di impianto, più l'impianto è alto impatto, più eh, gli incentivi sono, sono, sono alti. In più c'è anche un altro risparmio, il risparmio che noi avremmo dal mancato eh, trasporto dal nostro comune a una stazione di trasferenza che non sarebbe ad esempio nel nostro comune. Ora il progetto è pieno di errori. Il progetto contiene qualche rifuso, ma è un piano di fattibilità, è un piano di fattibilità che al Ministero non è proprio andato e dovrà diventare, forse eventualmente, se si finanzia il, 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 se si dà il finanziamento, un progetto esecutivo in cui verranno indicate tutte le, 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 tutte le specifiche e se c'è qualche errore ci sarà un modo di correggere. poi i rifiuti, è stato anche detto, non possono essere trasportati subito e quindi resteranno lì anche giorni. Non è vero assolutamente, perché il sistema è stato dimensionato proprio per trasportare i rifiuti. Ho fatto anche un calcolo per, in cui si vede che ogni tipo di rifiuto può essere trasportato ogni volta che si raccoglie, sia nel caso in cui si facesse una raccolta con le stesse frequenze e quindi ad esempio nello stesso giorno si trasporta l'indifferenziato, cioè tutti i comuni fanno la raccolta in un unico giorno, si fanno in quel caso 24 tonnellate di rifiuti. Queste 24 tonnellate di rifiuto possono essere trasportate in tre cassoni. Diversamente se invece alcuni comuni la fanno in un giorno, altri comuni la fanno in un altro giorno. Questo valore sarà diviso, ad esempio, in due giorni, tre giorni, ma allo stesso modo si riempie un cassone e può essere direttamente trasportato e sarà direttamente trasportato perché non ci sarà stoccaggio. Ancora ho sentito che il progetto è sovradimensionato, ma non è assolutamente vero. I quantitativi di rifiuti sono quelli riportati nel progetto e sono quelli fatti dal piano d'ambito che stanno nel, piano, nel preliminare di piano d'ambito, e cioè sono i quantitativi di rifiuti del sad fortore, non, non dell'intera provincia di Benevento. Noi facciamo 5.600 tonnellate circa il sad Fortore. Tutta la provincia di Benevento ne fa circa 100.000. Noi facciamo 1800 tonnellate di umido. L'intera provincia ne fa 30.000. Come si fa a dire che questo è dimensionato sull'intera sull provincia? Poi ancora che Baselice è troppo decentrata. Anche qui sembra quasi un'opinione, perché dicevo anche mentre eravamo in viaggio e quindi facendo vedere le strade che dovevano percorrere questi mezzi, abbiamo fatto una, una stima dei chilometri che dovrebbero percorrere i mezzi che fanno la raccolta per andare dai singoli comuni alla stazione di trasferenza, nel caso in cui la stazione di trasferenza sta a Basilice o nel caso in cui la stazione di trasferenza sta a San Marco. Ebbene, abbiamo visto che in un anno, se la stazione di trasferenza sta a Baselice, si fanno 9.000 km in meno rispetto a se sta a San Marco. Il vantaggio di fare la stazione di trasferenza a San Marco potrebbe essere unicamente che il mezzo di, del trasporto dalla stazione di trasferenza fino all'impianto potrebbe compiere percorrere meno chilometri, ma sarebbe un solo mezzo. Che percorrerebbe meno chilometri rispetto a tanti mezzi che dovrebbero compiere più chilometri per arrivare a una stazione di trasferenza più lontana. Ora, alla fine, l'ipotesi che possano arrivare i rifiuti da Napoli e Caserta, ma direi che questa risposta la lascerei al direttore del lato Caserta. Grazie Maria. Io ho preso prima di passare la, la parola ad Agostino Sorà del lato Caserta. Io vorrei sottolineare alcune cose. È ovvio che, come sottolineava Maria, lo studio di fattibilità a basi tecniche è stato fatto con competenza, con raziocinio. Qualcuno racconta che è sovradimensionato sapete bene chi, non gli sto simpatico. E che fa una bella io poi ne riconosco la bravura certe volte, no? attentamente ha parlato di un impianto di trattamento dell'indifferenziato. Noi insistiamo nel fare sempre l'esempio sull'umido e l'indifferenziato, mettendo un po' in secondo piano gli altri rifiuti perché facilmente trattabili, non puzzano. E non è un vero problema il vetro, la carta, il cartone, l'umido, e l'indifferenziato. Sì, lo è per il nostro di comune e lo è per tutto il resto dei comuni. Per come viene gestito attualmente per i piccoli comuni. Qualcuno interessato lato ha dato parere positivo a Baserice, chissà perché, e parere negativo a noi. Baserice si è letto i preliminari di piano d'ambito ci ha visto scritto che nel preliminare, e quindi qual è la direzione dove si vuole andare, ci sono quattro centri di trasferenza e un impianto di trattamento, di compostaggio. Io chiedo, ma è previsto nel preliminare di piano la possibilità di un centro di trasferenza, visto che noi, a valere sul PNRR, cosa che non puoi fare tu, Ato, vorremmo proporre un centro di trasferenza? La risposta è stata nel preliminare di piano questa disponibilità c'è, è prevista la realizzazione di centri servizi e centri di trasferenza. La risposta è stata no, a posso realizzare un impianto di compostaggio di 2000 tonnellate? No, nel preliminare d'ambito è previsto... Un impianto di compostaggio per tutta la provincia, altrimenti, se spezzettiamo questo tipo di impianto e quindi trattiamo su base più locale queste cose, diventa antieconomico. Quest'ultima parte l'ho aggiunta io, la risposta è stata del lato: è stata no. Anche lì subito il tratto distintivo. La politica che interviene a dare schiaffi a qualcuno, a distorcere la realtà. Non è un parere vincolante, è semplicemente una nostra richiesta a cui c'è stata data risposta che abbiamo inserito nella, nello studio di fattibilità che è andato dove deve andare e verrà valutato da chi lo valuterà. Ma anche qui io ritorno a dire, ma siamo sicuri e così sicuri che quello che gli altri ci raccontano sia sempre e solo la verità e quello che facciamo noi so sempre quelle cose da gente incapace, inesperto e esperta, giusto per fare per ricordare un po' i tempi della campagna elettorale no, e non lo accetterò mai ci sono dei benefici ovvio che ci sono dei benefici oggi li vogliamo su carta e sono stato criticato perché i sei posti di lavoro poi li dai ai tuoi amici a parte che non entro nel merito di questa fesseria a chi si danno i posti di lavoro i posti di lavoro l'importante è crearli sul posto averli e secondo me i sei sono meglio di zero cinque sono meglio di zero comunque un'attività che si fa sul, sul territorio, partendo dal presupposto che non è una discarica, altrimenti di che stiamo parlando? A me non interessa la discarica, non ho proposto, non abbiamo proposto una discarica. Ed ecco perché l'opportunità, e quando ho detto opportunità, è calato dall'alto, chissà quale piacere. Ora, ah, va detto, non volevo, ma mi lascio trasportare, attualmente lato ha una certa trazione politica. Io appartengo a quell'altra trazione politica. Chissà perché dovevano calare dall'alto a me un progetto, chissà per quale piacere, quando io fondamentalmente appartengo all'altra area politica, dove piglio schiaffi costantemente pure dall'altra area politica, e meno male che non ho nessuna tessera di partito. Ma qualcuno che parla ha ah, tessera di partito è rappresentante di un partito di destra fratelli d'Italia io no quindi smettiamola certe volte di mettere sempre in mezzo la politica il complotto, l'imbroglio fregarsi i soldi, fare piacere non si sa a chi dovrei farsi piacere amministro da due anni tre anni non ho scheletri nelle armate, non ho appartenenza politica non facevo politica prima non si sa perché io ho debiti politici con tutti, e quindi ora devo fare piacere e quindi sul mio territorio dove io voglio vivere, dovrei prendermi un impianto catastrofico, non si so sa perché che non lo è e è sempre lì per cercare di stellare un po' il dubbio in voi poi, con la verità raccontata possiamo farci quello che vogliamo ma con quella che è racconta adesso, non andiamo lontani, né adesso né domani, ora Passando la parola al direttore del Lato Caserta Agostino Sorà, io ovviamente gli chiedo di presentarsi e mi piacerebbe che raccontasse un po' il percorso fatto dalla provincia di Caserta negli ultimi anni, dagli errori ai successi o quantomeno alle buone pratiche che, che ha oggi, che è un punto di riferimento rispetto agli altri della Campania. A che punto siete, ma dal punto di vista di come ci siete arrivati, cos'è per voi il PNRR? Cosa può significare, cosa sta significando? E qual è il ruolo dei comuni in tutto questo? Ovviamente le chiedo come vede questa iniziativa del centro di trasferenza Basilici in questo contesto. E quali possibili modelli di controllo? sono immaginabili per un centro del genere e che possano vedere coi morti i comuni apro semplicemente una parentesi di una cosa che ho dimenticato se si costruisce l'impianto di trasferenza il centro di trasferenza basilice il comune ne perde il controllo va in mano si sa chi e noi saremo persi no se ci viene finanziato dal PNRR è una risorsa del comune e come tutte le risorse del comune certamente il comune non può essere escluso spero e credo che nell'esempio di Caserta il ruolo dei comuni lo metterà in evidenza Sora è l'attore principale e protagonista se hai una risorsa sul tuo territorio devi poter fare quello che si chiama controllo analogo io devo comune in modi che magari ci spiegherà anche Sora poter avere margine di controllo non è che prendo una mia risorsa e solo perché la mettiamo a disposizione ne perdo il controllo. Non è questo il senso. Se mi viene un impianto, e questa è un'assurdità, imposto e messo a Baselice, non di proprietà del comune. Nemmeno credo che possa succedere una cosa del genere, ma partiamo da un presupposto diverso, non è del Comune. Ma se partiamo dall'ipotesi che è una risorsa del comune finanziata con il PNRR, di sicuro non si può essere in nessun modo scavalcati. E nemmeno possiamo pensare, e eh vabbè, questa voi avete la competenza, finché ci state voi, poi quando non ci sarete più voi che succede? Eh, ma non possiamo ragionare così. Non possiamo ragionare che a un certo punto Basilice dimentica il percorso che ha fatto e sceglie a caso. Non dovrà scegliere per forza noi, ovviamente. Le competenze ce l'abbiamo solo noi, ma assolutamente no. Ma non possiamo non proiettarci nel presente e nel futuro e pensare di migliorare, di essere migliori e non peggiori. Non possiamo fare riferimento sempre all'emergenza del 2008. Qualcosa è migliorato. La Comunità europea ha ridotto l'infrazione perché si è resa conto che qualche miglioramento c'è stato, non ci ha aumentato la sanzione perché siamo peggiorati negli anni, no, negli anni siamo migliorati, ci ha riconosciuto un certo miglioramento. Questo ce lo dobbiamo dire e lo dobbiamo accettare, non possiamo solo guardare. Ma se succede di nuovo? Eh, ho capito, sta succedendo? No, i dati che dicono? La Comunità europea, che non è proprio. L'amico della regione, è un ente che possiamo ancora definire sovraregionale o sovranazionale e che fa gli interessi di una comunità europea. Ci dice che in regione Campania si sta andando nel verso giusto, ne dobbiamo tener conto. Ecco, mi fermo, passo la parola ad Agostino Sorà, che ringrazio anticipatamente. Possiamo anche. Buongiorno a tutti, io resto seduto se non vi dispiace. Allora, io mi chiamo Agostino Sorà e sono il direttore generale dell'ente d'ambito Caserta. E eh, Diciamo che ehm, noi abbiamo fatto il piano d'ambito, il, il nostro piano d'ambito, credo come il preliminare del piano d'ambito della Ringia di Benevento, è strutturato in SAD quindi che sono come dire, delle, delle, ehm, delle diciamo, divisioni logistiche del, del, dell'organizzazione dei servizi. Voi ne avete quattro, se ho capito bene, noi ne abbiamo dodici, compreso il SAD autonomo del Comune di Caserta. La strutturazione del piano d'ambito prevede ehm, per ogni SAD un centro di servizi, perché chiariamo bene questo concetto. Il centro di servizi non è altro che l'eliminazione dei vari cantieri di gestione dei servizi di igiene urbana che sono dislocati oggi in ogni singolo comune, con tutta una serie di problematiche: sono a norma, non sono a norma, eccetera, eccetera. Quindi, l'impostazione di base è un centro di servizi per ogni SAT. All'interno del centro di servizi c'è la stazione di trasferenza, che non è altro che una rampa. È una rampa, tecnicamente, ha una pesa e che è una cosa buona e giusta, dico sempre io, perché la pesa pubblica è una pesa che consente ai comuni di controllare il peso dell'immondizia che va all'impianto di smaltimento. Oggi questo non c'è, oggi il camion carica, il singolo cari il camion di ogni comune carica, va all'impianto di compostaggio, pesa il rifiuto e i comuni pagano. Quindi l'impianto di trasferenza, come diceva l'ingegnere Fusco, la, 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 la stazione di trasferenza, come diceva l'ingegnere Fusco, non è altro che il trasbordo dai mezzi piccoli ai mezzi grandi. Noi ne abbiamo progettati due all'interno del PNRR. La cosa importante è questa, diciamo il, il piano d'ambito prevede questa progettazione e allo Stato i costi della realizzazione di, questi, di queste strutture Dovrebbero, dovrebbe, dovrebbero pesare sulla tariffa che i cittadini devono pagare. L'opportunità del PNRR è stata una, come dire, una manna dal cielo per, i, per, per, diciamo, per tutte le regioni, in particolare per le regioni del, del sud. Perché nella nostra regione mancano gli impianti, non ci sono gli impianti, allora ci sono soltanto i TMB e c'è un solo inceneritore, quello di Acerra il TMB è lo STIR sostanzialmente è quello che tratta la frazione indifferenziata e su questo apro una piccola parentesi io sono nato e cresciuto e vivo a Santa Maria Capua Vedere la vecchia Capua, quella di Spartaco per intenderci, noi abbiamo lo STIR sul territorio da oltre vent'anni. raccogliamo immondizia da tutta la regione Campania e anche dalla provincia di Benevento quindi non è assolutamente vero che il vostro questa vostra struttura, perché non è un impianto, raccoglie la nostra, i nostri rifiuti. Siamo noi che raccogliamo ancora i rifiuti di tutta la Regione Campania. Noi abbiamo sul territorio i siti di Ecoballe, i famosi siti di Ecoballe, i panettoni che ogni tanto vedete in televisione. No? Stanno a Villa Literno, stanno a Santa Maria La Fossa, stanno a Grazzanise, stanno a Maddaloni, li teniamo noi. Noi abbiamo raccolto l'immondizia di tutta la Regione Campania. Quindi, voglio dire, è falsa questa, questa cosa che il vostro, la vostra struttura, il vostro, diciamo, eh, diciamo, la vostra trasferenza raccoglierà. La trasferenza non è altro, ripeto, che il trasbordo dal mezzo piccolo al mezzo grande. C'è la rampa che consente questo, viene pesata l'immondizia e va a smaltimento. Una cosa è certa: se in Regione Campania non si fanno gli impianti, noi non possiamo mai, come dire arrivare a ridurre la tari dei cittadini, perché non so se lo sapete, ma basta leggere qualche rivista specializzata, in Friuli Venezia Giulia una famiglia di tre persone con 108 metri quadri di abitazione paga 147 euro all'anno, noi ne paghiamo 400. 400, questa è la verità. Ora io dico, e poi diciamo tutte, tutti i piani, anche l'attuale piano nazionale, che eh, il Mite ha pubblicato e, e che è nella fase di vaste di valutazione strategica ambientale prevede lo smaltimento dell'umido, per esempio, a livello regionale. Cioè la prossimità è la regione. Noi non possiamo pensare che ancora il nostro umido va smaltito a Padova perché oggi va a Padova. Noi paghiamo nella mia provincia anche 300 euro a tonnellata dell'umido lo smaltimento dell'umido quando a bocca d'impianto. 70-80 euro a tonnellata il costo dello smaltimento. Allora noi stiamo ancora a pensare: a pensare che io produco l'immondizia, poi dove si smaltisce? Voglio dire, non è un problema mio. Detto questo, e, e voglio dire a parte che per il, diciamo, il, la, la, la possibilità che il PNRR ha dato, eh, le avrebbe dovuto dare agliiegato? No. Poi per tutta una serie di ragioni Iegato, a differenza di quello che prevedeva il decreto 396 che parlava di Iegato costituito, l'ha fatto diventare Iegato operativo e poi operativo ci ha messo anche la parola se ha affidato il servizio, a un certo punto ha escluso Iegato e i comuni hanno, laddove sono stati secondo me intelligenti, perché Attingere a fondi comunitari, a fondi dello Stato, eh, è una cosa intelligente, perché non grava sui cittadini. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Ci siamo messi a fianco ai nostri comuni e i nostri comuni, devo dire la verità, hanno risposto. Perché noi abbiamo, abbiamo presentato 100 milioni di euro di proposte progettuali. E quando parlo, non parlo di solo di, come dire, di trasferenze, anzi ne abbiamo... Due o, tre, due o tre di trasferenze. Ma parliamo di un biodigestore, parliamo di, eh, di un impianto di selezione, parliamo di un impianto di trattamento delle bucù ingombranti, parliamo di un impianto di tele di spazzamento, parliamo di due impianti per il riciclo degli assorbenti per la persona. E voglio dire, i comuni hanno dato l'adesione, hanno dato l'adesione, eh, eh, diciamo senza pensare ma io ce l'ho sul territorio poi viene quello vicino viene quello più lontano viene o, viene o viene perché questi impianti di cui vi parlavo poco fa sono impianti che servono tutta la provincia di caserta tutta non soltanto gli, i comuni del SAD, perché sono impianti provinciali allora voglio dire questa è, è una come dire quello che noi abbiamo fatto noi siamo passati dalla terra dei fuochi eh, ci stiamo, come dire, ci vogliamo affrancare. Abbiamo, abbiamo anche ripreso eh, il, sito di, il Real Sito di Carditello, non so se qualcuno di voi, penso che eh, voglio dire, l'Egambiente lo conosce bene, l'abbiamo tolto dall'immondizia e l'abbiamo, come dire, eh, messo in, fu in funzione con orgoglio. No. Stiamo facendo il massimo. E e quindi io dico questo, secondo me dobbiamo fare un passaggio culturale, eh, l'immondizia, i rifiuti, secondo me eh, girano su questo argomento tantissime false affermazioni sulla pericolosità, eh, non voglio tornare eh, sul, su, diciamo, sulla trasferenza, ma eh, anche eh, da noi è capitato, un caso soltanto sporadico, che un comune, che un'amministrazione comunale con un centro di raccolta, quindi l'isola ecologica, ha dovuto ragionare con i cittadini, anzi con un comitato dei cittadini, che era contro il centro di raccolta. E quindi voglio dire purtroppo c'è disinformazione e, e, e io mi spingo anche a dire un altro, secondo me c'è anche altro, perché se l'immondizia voglio dire viene trasportata molto probabilmente c'è qualcuno che guadagna e chi non ci guadagna secondo me sono i cittadini questo è il risultato finale perché se l'umido nostro deve arrivare a Padova piuttosto che all'impianto di Maddaloni nel nostro caso eh, voglio dire c'è qualcuno che ci lucra su questo insomma io sindaco io penso che voglio dire eh, più di, dire, di questo, dire, mh, non riesco a capire eh, sinceramente, non sono venuto qua per fare intervento politico, però parlare di, un, di, 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 di una trasferenza e, e farlo diventare una discarica, un impianto, ce ne vuole di coraggio per dire questo. Poi volevo fare un, ultima, un ultimo piccolo appunto. I fondi del, del PNRR, per quanto riguarda la parte dell'ambiente, perché i comuni hanno avuto anche altri fondi per altre cose, sono fondi, sono fondi destinati esclusivamente a impiantistica e a strutture che non riguardano lo smaltimento. Se voi vedete attentamente tutto quello che è stato finanziato, discariche no, ingegneritori no, smaltimento no. Parliamo di riciclo, di riutilizzo e di raccolta differenziata. La, 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 la stazione di trasferenza. È, uno di è una struttura che serve proprio a questo e serve ad eliminare una raccolta, una metodologia, un metodo di raccolta che secondo me, eh, se mi posso spingere, non dico soltanto illegale, eh, credo che sia anche illegale eh, se andiamo proprio a fondo della situazione. Io penso di aver finito, Sindaco. Grazie. A Sorà per questo intervento. Io ora passo la parola a Maria Teresa Imparata di Regambiente, a cui ovviamente chiedo di presentarsi e dopo gli interventi di Maria e di Agostino Sorà ovviamente. Le chiedo un intervento che abbraccia un po' l'intera tematica che abbiamo eh, trattato, ovviamente nelle, nelle sfaccettature che riterrà opportuno. Eh, L'ho anticipato prima, lo ripeto adesso, sia lei che l'ufficio scientifico di Legambiente Campania Campani ha avuto modo di guardare il nostro studio di fattibilità, errori e strafalcioni compresi, che quindi che abbiamo presentato a finanziamento sul PNRR e ovviamente mi piacerebbe un suo pensiero in merito sulla necessità o meno di impianti, su quella che è definita la sindrome del non nel mio giardino e non nel mio mandato. Una considerazione sul ruolo dell'impiantistica rispetto alle emergenze, ma anche rispetto alle ecomafie e all'inquinamento ambientale. Grazie. Grazie Sindaco, buongiorno a tutte e tutti. E... Voglio iniziare diciamo, dal luogo dove siamo. Noi siamo in una scuola e la scuola è da sempre il luogo dei saperi, il luogo della conoscenza. Ed è bello che un appuntamento come questo, quindi mi rivolgo prima di tutto ai ragazzi, grazie perché ci state ospitando oggi, abbiamo interrotto le vostre, le vostre lezioni, però in una scuola... C'è un piano didattico, c'è un'offerta formativa didattica, ma in una scuola si impara anche un'altra cosa, che è probabilmente è quella molto impor più importante, molto importante insieme al piano didattico. Si impara ad essere cittadini e cittadine. E i cittadini e cittadine devono essere informati e chiaramente mh, devono avere delle, um, delle, dei momenti, dei confronti uh, del materiale accessibile per essere informato perché è fondamentale, noi stiamo parlando di questioni molto molto tecniche, l'impiantistica o le infrastrutture a supporto del ciclo dei rifiuti, è chiaro che non è, non è un argomento da tutti. Provare a raccontarlo in maniera eh, trasparente, in maniera accessibile, è da sempre un po' il, anche l'obiettivo della nostra associazione. Proviamo a rendere accessibili degli argomenti che vanno dal, dal modello energetico fino al, appunto, al ciclo dei rifiuti per, per trasferirlo ai cittadini, per, per dare le la possibilità ai cittadini di mettere testa su quello che accade sul proprio territorio. Farlo non è facile perché questi sono argomenti che scottano, in campagna soprattutto quando si parla di rifiuti. Uh, c'è tanta paura, giustamente, i cittadini e le cittadine temono la presenza del trattamento dei rifiuti sul proprio territorio, eppure sono gli stessi che li producono. Perché noi produciamo rifiuti? Siamo disposti a rinunciare a tutto quello che abbiamo per non produrre più rifiuti? No, chiaramente. E poi c'è un'altra cosa che sono felice di essere in una scuola, perché noi oggi stiamo parlando di un preliminare, di un progetto. Che rientra nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ragazzi e ragazzi, quel piano nazionale di ripresa e resilienza fa parte di un programma europeo che sapete come si chiama? Next Generation You. Quindi parla a voi. Parla a voi che siete il presente, ma che siete anche il futuro. Speriamo di questi, di questi territori. Provare ad intercettare le risorse di quel, di quel programma e mettere in campo dei progetti è, è quello che oggi le amministrazioni soprattutto al sud Italia devono fare. Arrabbiatevi se succede il contrario, arrabbiatevi fortemente se un altro, treno, un altro treno sulla partita dei fondi comunitari passa dal sud Italia e i nostri amministratori non riescono a farci salire su quel treno in corsa. Arrabbiatevi ragazzi, arrabbiatevi. Provate invece a, ad entrare in questo argomento seppur difficile, ad immaginare che stiamo parlando di un'infrastruttura a supporto della raccolta differenziata che facciamo nelle nostre case per migliorare il ciclo dei rifiuti in Campania, che oggi non è un ciclo, ma è un labirinto. È un labirinto che esce dalla campagna soltanto sui TIR. E quindi voi che siete bravissimi a fare la raccolta differenziata, io lo so benissimo perché vi premio tutti gli anni perché non solo superate il 65%, che è un obbligo di legge del 2012. Ma addirittura fate un passo avanti che è diciamo, una novità anche all'interno diciamo, delle direttive dell'Unione Europea. Voi riuscite anche a produrre meno del 75, di 75 kg pro capite di indifferenziato, quindi andate verso, verso la, la prevenzione della produzione dei rifiuti. Allora voi vi dovreste arrabbiare se i vostri amministratori non si decidessero a, a mettere in campo le condizioni per diminuire la vostra tassa dei rifiuti, che come tutti i campani le, le cifre erano quelle, mentre il resto, resto d'Italia, magari anche chi non fa così bene la raccolta differenziata, paga massimo 200 euro, noi continuiamo a pagare 400 euro, perché nel labirinto i rifiuti escono sui tir. I rifiuti escono sostituiti e quindi l'organico, l'umido, io faccio fatica a chiamarlo rifiuti o munnezza, io lo chiamo il mio scarto, quello che oggi è avanzato dalla mia tavola, o quello che lo scarto agricolo, lo scarto dalla, della lavorazione dei nostri campi, viene messo su quei tir e viene trasportato al nord Italia. Quegli scarti nostri al Nord Italia, e noi paghiamo dai 250 ai 400 quando siamo in super emergenza e gli impianti non ce la fanno e quindi alzano, alzano le tariffe, alzano i costi, quegli scarti al nord Italia diventano compost, compost quindi Quel compost che ci serve, quel fertilizzante che ci serve per convertire, oggi si parla di transizione ecologica, si parla di conversione ecologica, non sono solo le industrie che devono fare la conversione ecologica, a fare la conversione ecologica è anche il settore agricolo. Quel compost ci serve per eliminare fertilizzanti chimici dalle nostre terre e utilizzare quegli scarti che diventano un ottimo fertilizzante biologico per la nostra agricoltura. Lo produciamo lì con i nostri scarti, li paghiamo per produrre lì il compost e magari i nostri agricoltori i biologici qui lo comprano il compost, il fertilizzante organico. Quel, quel, quegli scarti, oltre a diventare compost, nei digestori anaerobici, che hanno un nome bruttissimo che fa un po' spavento, ma che sono, che sono una soluzione ottimale per la trasformazione e il recupero dei nostri scarti, diventa anche biometano. Stiamo attraversando un periodo dove si parla molto spesso di energia. Si parla del, del caro Bolletta, si parlava prima e oggi si parla ancora di più perché siamo sotto ricatto di un criminale di guerra che bombarda e uccide civili ma noi non possiamo mettere in embargo quella nazione perché noi dipendiamo per il 40% dal gas russo. Allora sindaco, è noi mandiamo l'organico a Padova quando poi le nostre bollette potrebbero in Campania, in provincia di Benevento, trasformare i nostri scarti anche in biometano e noi paghiamo un criminale che bombarda l'Ucraina. E allora io non riesco a chiamarla monnezza, io la chiamo li chiamo scarti. E li chiamo scarti perché partecipo ogni giorno a tantissimi convegni sull'economia circolare e l'economia circolare non è altro que è questo, è provare a seguire il ciclo della natura e recuperare, recuperare dai nostri scarti quella materia che ci serve quella materia che anche costa tanto in questo, in questo momento e che ci serve e che diventa attraverso questi impianti perigliosissimi materia prima, seconda quindi recuperiamo scarti li trasformiamo in materia e li utilizziamo li utilizziamo per fare, di tutto. per fare di tutto, quindi dal concime per, per, per quanto riguarda gli scarti uh, agricoli o l'organico, a nuova plastica, vetro, alluminio e tanto, altro, e tanto altro. Allora, cosa succede noi invece di praticare il ciclo dei rifiuti, labirinto, TIR, e, e pratichiamo il turismo dei rifiuti? Legambiente da. Più Di 25 anni, ogni anno, oltre a stilare la classifica dei comuni ricicloni, stila anche un dossier, un rapporto e non lo fa da solo, lo fa insieme alle forze dell'ordine. Questo è il rapporto eco-mafia. In quel rapporto eco-mafia è, è venuta fuori la prima volta la parola terra dei fuochi perché. Lega Ambiente Campania, ma anche il Nazionale Lega Ambiente riceveva tantissime sollecitazioni, denunce dai cittadini che raccontavano di questi frequenti incendi di rifiuti durante la notte. E, e lì l'abbiamo raccontato nel primo, nel, prim, nel primo rapporto che appunto raccontava di Terra dei Fuochi. Quelle parole sono ecomafia e terra dei fuochi, oggi presenti nel dizionario. Non sono soltanto parole a caso. È in quel rapporto, insieme agli enti preposti alla prevenzione, al controllo, raccontiamo ogni anno che gli ecoreati, soprattutto per quanto riguarda il settore dei rifiuti, purtroppo la campagna è in vetta da 25 anni a, diciamo, per quanto riguarda la classifica degli ecoreati, gli ecoreati nell'ambito dei rifiuti sono presenti soprattutto e si radicano nel settore dei trasporti. Quindi noi paghiamo la bolletta in più, mettiamo i rifiuti sul, sui tir, facciamo arricchire la criminalità organizzata, produciamo un impatto importante sull'ambiente perché i tir vanno a benzina e non è che fa tanto bene anche al nostro ambiente in termini di emissioni e ripeto facciamo, facciamo arricchire gli ecocriminali che sono radicati nel settore del trasporto dei rifiuti. Allora, io vi ho fatto un quadro che uh, è il quadro della campagna, del quadro del ciclo dei rifiuti. Noi per uscire fuori da questo labirinto abbiamo bisogno degli impianti per riciclo. Se pensiamo che oggi i pannolini gli assorbenti, dei pannolini e gli assorbenti riusciamo a recuperare materia prima e seconda, è una vittoria della ricerca, è una vittoria della tecnologia, è una vittoria dell'innovazione. Oggi ci sono tutte le innovazioni e le tecnologie per avere degli impianti, non esistono gli impianti, come se non esistono le scuole perfette, così non esistono gli impianti perfetti. Io aprirò un comitato per mettere a posto la scuola sindaco piuttosto che per non avere un centro di trasferenza sul territorio. Non esistono gli impianti perfetti, ma sono sicura che nel confronto di un progetto, di una preliminare, nel confronto con i cittadini, nel confronto con i sindaci che poi potranno soffrire di questo centro, quindi con le altre comunità, un progetto può migliorare, è perfettibile. E allora, per esempio, io da Lega Ambientina un'osservazione la farei subito. Sindaco, se vogliamo continuare in questa direzione, in quella del confronto. Nel progetto, speriamo di ricevere questo finanziamento, io in quel progetto ci metterei dentro un centro di educazione ambientale. Perché noi dobbiamo portare in visita i cittadini, le cittadine, gli studenti negli impianti e nelle infrastrutture. Ogni volta che un cittadino o anche un sindaco uh, teme la realizzazione di un impianto di biometano, io gli dico sempre andiamo in gita e andiamo a visitare un impianto di biometano. Allora, avere un centro di educazione ambientale nel centro di trasferenza è un atto di trasparenza della gestione dei rifiuti sul territorio. E perché no? Portare le scolaresche di tutta la Val Forture a vedere che cosa, succede, che cosa succede e provare a costruire, visto che succede davvero molto poco in un centro di trasferenza, provare a costruire lì invece a raccontare che cos'è il ciclo dei rifiuti e come, e come possiamo risparmiare. Provando a valorizzare i nostri scarti. Questa è un'osservazione che io farei. Questa sicuramente aiuta, aiuta l'educazione ambientale che facciamo nelle scuole, non è rivolta soltanto agli studenti, ma alle famiglie, ai cittadini, ai comuni. Tantissimi. Prima il sindaco citava la sindrome non nel mio giardino, ma non nel mio mandato, che è una sindrome diffusissima, ma chi si mette a realizzare un impianto di biometano se sotto casa mi trovo le persone contro? È chiaro che, mh, cioè, io dico, ci sono due termometri: i sindaci di oggi dovrebbero tenere un termometro in testa, invece, molto spesso hanno il termometro elettorale. E quindi devono sentire che cosa attraverso quel termometro, che cosa accade sul proprio territorio. Io terrò in testa il termometro che misura la febbre del pianeta. E allora no, eh, la febbre ce lo insegnano i ragazzi, i ragazzi che hanno portato centinaia di studenti per le strade di tutto il mondo chiedendo alla politica di essere coraggiosa, coerente e responsabile. Non si può più professare di essere amici della transizione energetica. E non volere i parchi eolici sul territorio, non si può più professare nei convegni di essere amici dell'economia circolare e pensare che l'economia circolare si faccia con le compostiere di comunità. Diffidate, diffidate da chi vi dice che l'economia circolare si fa con le compostiere di comunità. Vi sta mentendo? E allora io, sindaco, l'appello la, diciamo, di Legambiente è quello. Di continuare a fare informazione, a fare una giusta informazione a, e ad evitare di imbalsamare, come succede spesso in Campania e nel Sud Italia, purtroppo, il ciclo dei rifiuti, a bloccarlo in quel labirinto che poi diviene un risico, un risico della politica. Perché io ho sentito, non ho sentito una parola dagli amministratori della Valfortore. Lo scorso mese quando ho letto sui giornali che il sindaco di Benevento Apriva chiedeva per il caro bollette di riprendere le ricerche le ricerche per le perforazioni petrolifere nella Valfortore nessuno si è sconvolto pensando all'impatto sull'economia, sullo sviluppo e sull'ambiente, sulla salute dei cittadini delle pos della possibilità quando la la Val è è un hub, è un hub dell'eolico importante. E allora stiamo ben attenti. Uh, veramente io vi rivolgo a tutta la comunità. A, mh, teniamo le antenne alzate e proviamo a capire davvero ad uscire fuori dal chiacchiericcio locale, dal risico politico. Capiamo che cosa fa bene davvero a questo territorio. Che cos'è la transizione energetica? Come avviene? Che cos'è l'economia circolare? E chiudo proprio con una provocazione. Io mi piacerebbe tornare qua tra qualche mese per fare una prima assemblea pubblica, immaginando che ci siano altri bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sull'economia circolare, collegati anche al recupero e al riciclo di delle turbine eoliche, delle paleoliche. Sarebbe bellissimo averla qui, visto che qui c'è la concentrazione più importante. Questo vuol dire economia circolare, questo vuol dire andare a studiare all'Apple Academy a San Giovanni a Teduccio, ingegneria, e poi tornare a lavorare sul proprio territorio. E questo vuol dire essere lungimiranti, coerenti e coraggiosi. Ragazzi, chiedete questo a chi vi amministra. Grazie. Grazie. Faccio mia tutti i suggerimenti che ci ha dato. Volentieri possiamo ritornare a parlare di utilizzo dei fondi del PNR, qualora ce ne offrano la possibilità pubblicandoli con un leggero anticipo rispetto alla scadenza, perché la maggior parte delle volte si partecipa a questi bandi del PNRR che aprono la mattina e chiudono la sera. Ovviamente tecnicamente un lasso di tempo maggiore ce lo danno, ma per un ente pubblico che deve capire come strutturare un progetto del genere, eh, anche solo lo studio di fattibilità, avere un mese a disposizione da quando esce il bando a quando lo leggi, a quando ti spiegano che ci hanno scritto, perché non tutte le volte è tutto chiaro di quello che c'è scritto nei bandi, perché la corsa la facciamo noi a partecipare, ma la stiamo facendo un po' tutti, e l'Italia compresa, anche rispetto alla tempistica. A cui ci obbliga la Comunità Europea. Quindi ben venga sul serio, di parlare qualche volta in anticipo di quello che possa essere, quindi non verrebbe nemmeno visto come calato dall'alto dagli amministratori che, io credo, tuttora si sforzino di pensare al meglio per la propria comunità. Lo dicevo con qualcuno prima, non sono così legato a questa poltrona e quindi non nel mio mandato. La serie di plastica, io so pesante, voglio dire, meglio che non mi affezioni troppo, si può aprire ed è di plastica. E dicevo quindi, per me è importante fare le scelte giuste, che poi possono risultare, se necessario, coraggiose, ma per il territorio dove ho deciso di vivere, a cui sono sempre appartenuto e a cui tutti noi apparteniamo e vogliamo vivere. Non dobbiamo, e non lo penserò mai, insisterò sempre nel dire questo, che io voglio il male del mio paese o sono scelte scellerati folle è stato detto da pazzia psichiatrica io ripeto sempre e ritorno sull'unico punto no mi sono dato questo obiettivo ripetere sempre la stessa cosa e martellare su questa cosa sul serio possiamo e dobbiamo credere a chi fa questo racconto di quello di cui stiamo discutendo oggi io non ho la competenza in materia, sono fortunato nell nella mia amministrazione chi ha la competenza. E non ho paura di chiedere a chi ha altre competenze di accompagnarci in questo percorso. Dal consiglio, dal suggerimento, dalla critica. Non ho paura nemmeno di abbandonare una strada intrapresa, che è un altro messaggio che sta passando. No ma vorrei che anche da quest'altra parte ci fosse la stessa coerenza da parte di tutti. E sono sicuro che da parte della nostra grande maggioranza si saprà pesare da quale bocca e cosa esce dalla bocca di ognuno di noi. Io ho una mia idea, la pesate, la valutate, la considerate, la scartate, la premiate. Dobbiamo fare la stessa cosa pure con chi, con altri canali molto più facili di quelli, perché quando non si amministra... È un tantino più facile dire no. L'alternativa qual è? No, è facile. No questo, no quello. E l'alternativa qual è? Ci dobbiamo comunque adeguare a quello che eh, sarà la gestione provinciale dei rifiuti. O qualcuno pensa che possiamo non adeguarci. Io non la voglio subire se forzatamente possiamo parlare che subiremo qualcosa. Ma vorrei essere protagonista come Baselice, non come Lucio Ferella. Non mi interessa nessuna poltrona da nessuna parte ed ecco perché non mi interessa che mi venga callato dall'alto chissà cosa. Ho interesse per il mio territorio, ho interesse per Baselice e provo a spingere la mia asticella personale un tantino più su rispetto alla mia capacità, rispetto alla mia visione e rispetto a quello che potrebbe essere e far bene al nostro territorio. Ultima piccola parentesi, dopo ripasso la parola ad Agostino Sora. Perché farlo nella zona Pippa vicino al fiume, inquinamento ambientale della diga di Oquito. Perdonatemi. Io non c'ero stato manco tantissimo, sapete benissimo che sono tornato in pianta stabile da non molti anni. A un certo punto sono andato nella zona PIP dove abbiamo quel capannone nuovo, mai utilizzato, non accatastato. Ma come ci andrà mai l'azienda se facciamo una discarica lì? No, l'azienda lì non ci può andare perché il capannone non è accatastato. Non ne faccio un problema politico, ma permettetemi, abbiamo fatto un bando per l'inserimento di aziende in un capannone non accatastato che come c'entravano, come avrebbero potuto collegarsi a, alla linea elettrica, al gas o a qualsiasi altro servizio. Sappiamo tutti che lì c'è un depuratore, che è una sorta di container messo in fondo in fondo, che è arrugginito. Oggi mi sento dire non solo vogliono fare una discarica, ma anche un depuratore lì. Uno, il depuratore già c'è che non so, vasche enorme, che non è trattamento di acqua, eh. permettetemi la super semplificazione, è una sorta di container, se andate lo trovate lì, in fondo in fondo, all'unica strada che c'è, sulla sinistra, arrugginito. Ammesso e non concesso, che stiamo cercando di accatastare i capannoni, l'abbiamo fatto per i terreni che sono stati finalmente sistemati, si prosegue con la, eh, mettere a posto anche eh, il capannone di 1000 m quadri che c'è, per cercare di utilizzare la, la zona PIP e quindi l'area produttiva, e se noi lo mettiamo là un centro di trasferenza, mi dovete dire dove uno potrebbe ipotizzare questa cosa. Ma sto anche cercando, insieme al consorzio ASI di Benevento, di portare qualche azienda, collegandoci al consorzio ASI della zona industriale di Ponte Valentino. Se proprio qualche azienda vuole venire sul territorio, ne possiamo valutare qualcuna insieme? da far inserire nel contesto produttivo che abbiamo a Basilice, risolverà la nostro, il nostro spopolamento e la nostra mancanza di lavoro? No, ma un'attività porta alcuni posti, un'altra attività crea un indotto, magari un'altra, noi ci stiamo provando. Ma non possiamo raccontarci le favole dicendo che a questo punto non ci andrà più nessuno. No, finora non ci è andato e non ci poteva andare nessuno, ma questa cosa la omettiamo. E poi per chi non ci è andato, prova a vedere che cosa c'è sotto quei capannoni: delle vasche in cemento per la lombricoltura e l'ombricompostaggio. Noi più o meno lo sapete qualcosa sull'ombricoltura abbiamo iniziato a fare, non sono un esperto, conosco chi ha progettato quelle vasche, che è un ombricoltore in Italia molto famoso. Sono tre vasche, non ho fatto i calcoli, non sono quelli che, li, che, che è capace a farli, ma non credo che bastavano quelle tre vasche di cemento armato, fatte male, distanziate peggio l'una dall'altra. Per smaltire l'umido che si produceva a Baselice, quindi due punti. Il problema dell'isola ecologica già c'era, non ce lo siamo inventati e non posso accettare che nessuno, nemmeno sui social, dice Baselice c'è un'isola ecologica che funziona, sì, nel tuo immaginario, delle quattro volte all'anno che viene a Baselice, ma non è così e non me lo deve dire qualcun altro amministrando io e conoscendo i problemi, ma li conoscete tutti i problemi dell'isola ecologica. Si è tentato anche in passato di mettere mano a questa problematica realizzando delle vasche per la l'ombricoltura e quindi far manciucchiare l'umido a, a, a questi vermiciattoli che produrrebbero compost, un ammentante compostato tecnicamente. Non lo si è fatto più, giustamente ne so le ragioni, le condivido, ma dico a qualcuno che scopre adesso la zona pippa, e com'è? Il lombricompostaggio ci si poteva fare? Ma ci sei mai stato? Dove eri quando sono state realizzate quelle vasche? C'è di trasparenza è il male assoluto, questo si è capito. E lombricompostaggio no? Non è stato fatto perché quando, quando gli amministratori, con lungimiranza devo dire, sono andati in un impianto di lombricompostaggio a guardare come funzionava, e la fortuna è stata anche quella di beccare un compostaggio fatto veramente male, si sono girati e ha detto no, sta cosa non può esistere, quella sì che era una discarica a cielo aperto. Noi abbiamo valutato questa cosa, abbiamo valutato anche di continuare col progetto di l'ombre-compostaggio. Quantità, metodo, difficoltà, che possibilità lavorativa dava. Non l'abbiamo ritenuta una cosa da continuare. Abbiamo costruito il discorso e ampliato il discorso sul compostaggio, l'autocompostaggio, le compostiere di comunità. Ma a soluzione parziale di un problema che abbiamo noi come Comune. L'ho detto l'altra volta, lo ripeto adesso. Dobbiamo riempire prima il cassone, o mi dite un'alternativa di come farlo, perché il problema è questo. O più o meno la soluzione che mi viene facile pensare è che se ci mettiamo insieme e lo riempiamo insieme più velocemente, probabilmente risolviamo il problema. Lo stoccaggio, appoggiare il rifiuto a terra? No. Sali sulla rampa, come ci diceva e come vi ho detto, ma ci diceva anche Sora, scarichi attraverso un imbuto con una tramoggia direttamente in un cassone che viene immediatamente riempito e trasportato agli impianti. Diciamo ovunque essi si trovano. Ad oggi, speriamo, in provincia il prima possibile. Questa è l'idea. Io ora lascio la parola ad Agostino Sorà, che voleva aggiungere una cosa. Dopodiché, se qualcuno di voi vuole intervenire, fare una domanda, dire la sua, ovviamente il confronto c'è per questo. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa a proposito, perché il sindaco prima mi chiedeva del controllo sul, diciamo, sulle, su, su, in generale sul, sull'impiantistica e nel vostro centro di raccolta. Allora, tutti i finanziamenti che sono stati chiesti dai comuni, eh, praticamente nel caso di, diciamo, di accettazione da parte del mite del progetto, Saranno, I fondi saranno trasferiti direttamente ai comuni, i comuni faranno le progettazioni, faranno la realizzazione e diventeranno proprietari di quelle strutture. La legge regionale prevede, c'è una possibilità nella legge 14, che eh, i comuni proprietari delle strutture e degli impianti, perché come vi dicevo prima, almeno nella, mia, nella nostra provincia ci saranno comuni che auspichiamo diventeranno proprietari di impianti importanti, possono praticamente partecipare direttamente alla gestione di quell'impiantistica. Non solo. Controllo, il, controllo. il controllo sarà un controllo analogo, congiunto. Oggi i comuni singolarmente svolgono un controllo diretto sul servizio di raccolta e trasporto. Siccome, come diceva l'ingegnere Fusco correttamente, ma non c'è bisogno che lo dica io, eh, la gestione è associata, ma è associata perché diciamo L'associazione parte col 152 del 2006, arriva eh, con il decreto legge 138 del 2011 che stabilisce che la gestione associata venga fatta attraverso gli enti d'ambito. Non solo, dopo quella norma la Regione Campania nel 2016 arriva a fare la legge 14, l'Emilia Romagna ci è arrivata credo un due anni prima, noi siamo arrivati nel 2016 a differenza anche di altre regioni che non hanno una legge che, 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 che diciamo, eh, ripartisce la gestione obbligatoria, quindi la, la, la gestione associata è obbligatoria. Quindi in questo caso non è che non si fa più il controllo anarco, i comuni non fanno più il controllo anarco, ma lo fanno attraverso l'ente d'ambito e quello che stiamo studiando noi è creare un organismo, un organo, che viene nominato dai singoli comuni, nel nostro caso dai 104 comuni, che, eh, i cui componenti eh, de sono deputati a fare il controllo analogo sui servizi. Questo avviene per il centro di trasferenza, questo avverrà per l'impianto del biodigestore, insomma per tutta l'impiantistica di piano sostanzialmente. Quindi non è che non si fa più il controllo, cioè il comune perde, il comune lo farà attraverso questo organo che sarà un organo elettivo, sarà eletto da, diciamo dall'assemblea dei sindaci e quindi chiaramente i comuni avranno sempre il potere dovere dico io potere dovere di controllare la gestione. Grazie. Bene, io a questo punto lascio la parola a voi se c'è qualcuno che vuole intervenire. È liberissimo di farlo, mi alzi la mano, gli porgo il microfono, altrimenti sicuramente ci saranno altre occasioni, altri momenti, privati, pubblici, di qualsiasi tipo. Già siete a conoscenza che ci sarà, in tempi brevi, il tempo di organizzare un consiglio dove si parlerà di questo, richiesto dall'opposizione, ma a cui sul serio, non c'è nessun tipo di problema per me sarà un altro incontro pubblico come questo non si chiamerà incontro pubblico si chiamerà consiglio comunale è la stessissima cosa lo facciamo in sala consigliare o se siamo troppi lo rifacciamo qua si continuerà anche dopo a parlarne io vi ripeto quello con cui ho aperto sono disponibile al confronto so bene cosa vuol dire non mi sottraggo spero che Vediate anche voi la partecipazione in questa doppia modalità. Si partecipa, si dice la propria, ci si confronta e ci si mette anche nella condizione di fare un passo indietro. O un passo in avanti più che un passo indietro. Perché già dal confronto non può che nascere e vedersi crescita nel ragionare in maniera sana, senza offendere nessuno senza andare a casa di nessuno con qualsiasi motivazione e parlare non a me di questo argomento, smettendola di esagerare con le parole, fatti alla mano, dati, questo è un documento pubblico, ci sono delle tabelle con dei numeri che non ci siamo inventati noi, che ci sono stati e sono pubblici del lato, su quelli tutti voi potete fare tutti i calcoli, ma non si può accettare, non accetterò mai dietrologia dicendo è fatto male, ci sono degli errori, tutto sommato da come ho visto adesso negli ultimi cinque minuti, tanto mi capite a chi mi rivolgo, ci ho dato una lettura veloce, ha beato lui, e tutto sommato questo resterà quattro giorni qua, ma allora io dico, e non risposi affatto, se ricordate, a quelle illazioni. Non ho risposto. Per rispetto di una professionalità che ho sempre riconosciuto alle persone o a chi parla, se sei di quell'opinione, io rispetto la tua opinione. Arrivato a un certo punto, e compreso ieri sera, continuiamo col dire cose che non stanno né in cielo né in terra, allora a quel punto, anche un professionista o quello che reputo tale, gli va data una risposta, come ho fatto. Credo che l'ho fatto con toni pacati e nel pieno rispetto. Pretendo che venga fatta la stessa cosa verso di noi, verso chi amministra, ma è un professionista ed è una persona competente nella materia che si sta trattando. Smettiamolo un po' di inventarci che siamo tutti esperti su qualsiasi materia. Dopodiché, su questa base, prendiamo la migliore decisione possibile su quello che deve essere il futuro nella gestione dei rifiuti a Basilice. Grazie.